Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini. Ben ritrovati all'appuntamento con il teatro e le arti della scena, puntata con quattro ospiti. Il primo è Gabriele Lavia, in occasione di un curioso accidente di Carlo Goldoni in scena al Teatro della Pergola. Poi ascolteremo la voce di Isabella Rossellini, che ci racconta sempre al Teatro della Pergola il suo nuovo spettacolo dedicato a Charles Darwin. Quindi ci sposteremo a Prato per parlare con Andrea Cosentino a proposito del suo lavoro dal titolo Rimbambimenti, e poi concluderemo a Pistoia per il progetto Le parole di Urbinek, seconda edizione. Ce ne parla lo storico della musica Francesco Martinelli. Buona parte di questa puntata è dedicata al comico, al ridere, alla commedia, e lo faremo attraverso tre ospiti, i primi tre ospiti, tra un attimo Gabriele Lavia a proposito di una commedia di Carlo Goldoni che viene messa in scena da Lavia e interpretata da un ricco gruppo di attori che potremmo vedere al Teatro della Pergola. Poi, come vi dicevo, sentiremo Isabella Rossellini e poi ancora riflessioni sul comico di Andrea Cosentino. Ma prima di iniziare vi ricordo gli orari di questa trasmissione. Luce di Taglio è una rubrica che Rete Toscana Classica dedica al teatro due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì alle 15.40, poi replica i venerdì successivi alle 10.40, quindi la puntata viene caricata sul nostro sito internet e su varie piattaforme. Io sono Rodolfo Sacchettini e davanti a me in regia Giovanni Mori. Vi diamo il benvenuto e cominciamo con Gabriele Lavia. Il primo spettacolo di questa puntata si intitola Un curioso accidente e è una commedia di Carlo Goldoni in scena proprio in questi giorni al Teatro della Pergola, dove la potremo vedere fino al 21 gennaio. In scena abbiamo un ricco cast di attori guidati da Gabriele Lavia, che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. È un piacere ritrovare Gabriele e Lavia ai nostri microfoni e in occasione anche di questa curiosa commedia che viene così presentata dallo stesso autore, che a un certo punto scrive: è un fatto vero, verissimo, accaduto non ha molto tempo in Olanda e che gli è stato raccontato da persone degne di fede in Venezia al Caffè della Sultana nella piazza di San Marco, e le persone medesime mi hanno eccitato a formarne una comica rappresentazione. Questo lo scrive Goldoni, e devo dire sono frasi commoventi perché ci portano all'autore Goldoni e alla sua officina, al suo laboratorio, come scriveva le sue commedie e quale fosse anche il rapporto stretto con la realtà. Allora io volevo partire proprio da questo con Gabriele Lavia, questa commedia e anche questo rapporto con la realtà di Carlo Goldoni. Praticamente hai detto tutto tu, e quindi non posso che aggiungere che Carlo Goldoni aveva questo metodo di scrittura: andava in giro e guardava gli altri, andava al bar, che allora si chiamava Bottega di Caffè. La sua bottega di caffè prediletta era una bottega che allora si chiamava Alla Venezia Trionfante, che però nessuno chiamava Alla Venezia Trionfante perché era un nome un po' altisonante. Il proprietario, il bottegaio della bottega del caffè era tale Domenico Floriano. Floriano a Venezia non lo sanno pronunciare
iniziare, perché dico andemo da Florian, e per cui questo andemo da Florian è diventato il famoso, ancora tuttora in attività, che il caffè Florian. Ecco. E, al caffè della Sultana, il caffè della Sultana è un certo modo di fare il caffè, non ha niente a che vedere con una sultana, tranne che un centinaio di anni prima Cecilia Venier, lontanissima parente di Mara Venier, probabilmente Cecilia Venier Sacco fu fatta schiava e divenne, attraverso vicissitudini avventurose, divenne sultana in Turchia. Fu donata a Selim I, che era vecchio. Selim I pensò bene che con questa donna così bella avrebbe avuto poco da fare e la donò al figlio, che con grande fantasia si chiamava Selim II. Selim II ebbe dei figli da questa donna, e dei figli che poi si sposarono e che divennero anche loro, almeno il primogenito divenne sultano. La moglie del figlio della signora Cecilia Venier avvelenò la suocera e divenne lei sultana e il marito sultano prima del tempo naturale. Questa signora sultana, la Cecilia Venier, in allora progettò un caffè che fu, diciamo, addolcito, edulcorato. Il caffè è una pianta che nel corso del tempo ha avuto vicissitudini, era altissima, per portarla all'altezza che ha oggi furono necessari studi, insomma, però il caffè prese piede, tant'è che a Venezia, appunto, Domenico Floriano aprì, col permesso del Doge, questo caffè alla Venezia trionfante, che tutti chiamavano Demo da Florian, e ancora oggi noi andiamo a prendere il caffè da Florian. Intorno a questa storia il Goldoni sente raccontare quest'altra, che si riferisce a una storia di guerra. La storia di guerra è la storia della guerra dei sette anni. Questa guerra dei sette anni fu combattuta per togliere all'Olanda la supremazia commerciale nel mondo. Tra i commerci dell'Olanda c'era anche il commercio degli schiavi neri. Il protagonista della nostra storia, che è un mercante olandese, sicuramente fra i suoi affari mercantili sicuramente c'è anche quello degli schiavi. E sicuramente è un miliardario, è un personaggio ricchissimo, di buon conto, come dice, e scrive, un buon uomo tutto sommato, ancorché no, a noi sfugge, ma allora no, non sfuggivano i commerci che faceva il commerciante. L'epoca è la guerra dei sette anni, l'anno è in mezzo alla guerra, ne sono già stati combattuti tre, ne mancano quattro, e la guerra dei sette anni, che a noi non dice nulla, ma ha una grande importanza, perché è quella che è considerata la prima guerra mondiale nella storia delle guerre, perché fu combattuta in tutto il mondo.
fu combattuta in tutto il mondo, persino in America, in una zona del Mississippi, perché appunto per via della schiavitù. Certo. Quindi una commedia che ha tanti motivi di curiosità. Per quello che riguarda invece la commedia vera e propria, è una commedia rivoluzionaria, tant'è che la protagonista è costretta a dire alla fine alle spettatrici di non prendere esempio da lei. Che cosa fa di straordinario questa donna, questa ragazza? Cambia il mondo, decide di sposare chi vuole lei e sposa un soldato nemico dell'Olanda. Succede veramente di tutto in questa commedia minore, che però era una commedia amatissima in allora, proprio perché raccontava queste storie così imbarazzanti, dove la protagonista alla fine è costretta, per far sì che l'autore non venga troppo messo all'indice, io mi raccomando che le fanciulle della mia età non prendano esempio da me. Ecco. Meravigliosa questa. È meraviglioso. Ma ci troviamo in un'epoca molto particolare, perché in Italia dobbiamo pensare che il Papa non è un Papa qualunque, è Benedetto XIV, il famoso cardinale Lambertini, di vedute molto ampie, con una cultura illuminista, e quindi la commedia del 1760, Goldoni è nato nel 1703, è morto nel 1793, e quindi più o meno siamo in un'epoca che ha prodotto nel mondo un grande cambiamento, perché succede un fatto strano in Francia, che la ragione, il ragionamento, l'essere, la ragione prenderà il potere, con le conseguenze sanguinose ma determinanti per la storia dell'uomo. Ecco, illuminismo, quindi illuminismo, poi la rivoluzione, questa forma di emancipazione che lei ricordava, tutto questo nella forma di una commedia. E questo quanto molto, influenza? Molto leggera, divertente, come con la grazia che solo Goldoni sa avere. Tutto raccontato come bevendo una tazza di caffè al caffè della sultana, proprio così. Certo. Tra amici. Certo non so chi
Quante storie dietro una tazza di caffè, davvero, quante storie dietro una tazza di caffè. Mi colpisce appunto questo aspetto, tutto questo dentro una commedia. Noi oggi forse siamo meno abituati a vedere commedia, a parte Goldoni, che per fortuna continua a essere sempre rappresentato, però il genere della commedia non è così tanto praticato, forse perché ci vuole un grande mestiere anche per portare in scena le commedie, anche dimestichezza con il teatro, con quelle che sono anche le tecniche, i trucchi, il mestiere proprio del teatro. E forse più spesso vediamo tragedie e drammi, come dire, che forse superficialmente ci sembrano più contemporanee, invece la commedia. Invece quanto secondo lei è importante oggi la commedia? Ma guardi, in genere io nella mia esperienza di teatrante ho avuto più a che fare con le tragedie, probabilmente perché la mia formazione culturale nel teatro è nata non subito appiccicata, diciamo, non ha avuto affari con le commedie, però ne ho fatte alcune e devo dire che mi hanno sempre portato fortuna. Alcune hanno avuto veramente un successo molto, molto vivo, molto soddisfacente, molto grande anche, e questa era un po' di anni che volevo farla, ma non mi capitava mai l'occasione, e questa volta mi è capitata l'occasione e mi sembrava che il gruppo di attori che siamo riusciti a far incontrare in palcoscenico fosse particolarmente non solo adatto dal punto di vista artistico, ma siamo tutti vecchi amici, ecco, in scena, e io credo che questo non è secondario, perché ci volevamo già bene da prima e lo spettacolo ha, se posso dire, ha rinforzato la nostra amicizia, il nostro affetto, e poi fino adesso voglio usare una,
un verbo di Goldoni. Fino adesso lo spettacolo ha incontrato. Speriamo che incontri anche a Firenze. Perché quando lo spettacolo andava bene, dice lo spettacolo incontrò. Punto. Si vede che incontrò il pubblico, vuol dire che avevano sbigliettato parecchio. Ecco. È una bellissima espressione, appunto. Dentro bellissima. Dell'incontro. La nostra lingua si è impoverita con l'avvento della tecnologia. Eh sì, questo è veramente un modo molto bello, appunto, di parlare di teatro. Ma diceva già Heidegger che la tecnica aveva rovinato la parola. Bene, allora, un curioso accidente. Ricordiamoli anche gli attori: Federica Di Martino, Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini, Lorenzo Volpe e Leonardo Nicolini. E poi naturalmente Gabriele Lavia, che firma anche la regia e che noi ringraziamo moltissimo per questa conversazione e per averci raccontato, appunto, di quante storie si nascondono dietro una tazza di caffè. In bocca al lupo e a presto. Grazie, crepi il lupo, a presto. Era così, eh? Sarà. Sarà come voi dite, sarà come dicono tutti. Ma io, figlio alla cara, dubito che la sua malattia sia originata da una ferita ben più profonda. Beh, i medici non gli hanno scoperto che è una ferita sola. Lo so, ma vi sono delle ferite che i medici non sanno riscontrare. Ma qualsiasi colpo, anche il più leggero, lascia di fuori un segno. No. Perché vi sono delle armi che colpiscono per di dentro. Senza ferire la pelle. Ah, via, voi mi burlate. No, non vi burlo affatto, Giannini. Ma e per dove passano si fatti i colpi? Ah, per gli occhi, per le orecchie, per i meati del corpo. Ah, ora capisco. Voi parlate delle correnti dell'aria. No, figliola. Io parlo delle correnti del fuoco. In verità non vi capisco. Sì, vorrei che veramente non mi capiste. Lo vorrei. Ma allora mi credete maliziosa? No, direi proprio una ragazza saggia, prudente, che però conosce la malattia dell'ufficiale e finge di non conoscerla per onestà. Povera me. Giannina, siete diventata rossa, lo sapete? Sì, per forza, signor padre. E siete voi che mi fate arrossire. Sì, mi par di capire le misteriose ferite di cui parlate. E alla via, venite qui. Sì. E facciamola parlarci chiari. Sì. Questo ufficiale francese, dopo un mese che era ospite in casa mia, era completamente ristabilito, vi ricordate? Sì. Dormiva bene, mangiava meglio, aveva ripreso un paio di colorito roseo. Era il piacere della nostra tavola, della nostra conversazione, ricordate? Sì. A poco, poveretto, cominciò a tristare nuovamente. Ridivenne smunto, perde di nuovo l'appetito e si cambiarono le sue depilezze in sospiro. Sì, è vero, avete proprio ragione. Lo so che ho ragione. Voi sapete che io sono un poco filosofo. Sì. E la sua malattia la ritengo una malattia più dello spirito che non sia del corpo. Sì. E per parlarvi ancora più chiaramente, io lo ritengo innamorato. Eh già, può essere benissimo. Lo so che può essere. Ma, no, scusate. Sì. Se fosse innamorato non cercherebbe di allontanarsi da qui. Già, è vero. Ma anche su questo punto la filosofia ci può venire in aiuto. Se ad esempio la fanciulla che lo ha innamorato fosse una fanciulla ricca, dipendesse dal padre, ed egli non potesse sperare di ottenerla per onesta via, non sarebbe fuori di proposito che gli partisse di qui per disperazione. Pare che gli sappia ogni cosa. Prima abbiamo ascoltato Che cosa sono le donne, atto secondo, scena ottava, Da il mondo alla roversa, musicato da Baldassar Galuppi e libretto proprio di Carlo Goldoni. E invece questo divertente dialogo che abbiamo appena ascoltato è tratto proprio da un curioso accidente di Goldoni, testo che viene messo in scena adesso da Gabriele Lavia al Teatro della Pergola. Il dialogo che avete sentito è di una antica messa in scena degli anni 60, del 61, in particolare regia Cesco Baseggio, e abbiamo sentito appunto Cesco Baseggio, Luisa Baseggio, i protagonisti della vicenda. E rimaniamo ancora al Teatro della Pergola a Firenze,
perché vi annuncio la presenza dal 23 al 28 gennaio di Isabella Rossellini, che porta la percola Darwin Smile, uno spettacolo che è insieme una lezione sull'evoluzione, sulla recitazione, quindi come dire si mette insieme Darwin e il teatro, e è un one woman show, potremmo così definirlo. Il titolo Darwin Smile, cioè il sorriso di Darwin, è potremmo dire un'esplorazione a partire dal testo di Darwin sull'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali. E dunque l'indagine che porta avanti Isabella Rossellini nel suo modo molto empatico e comico è una riflessione sulle emozioni, come vengono espresse dagli uomini e anche dagli animali, tutto questo calato nell'arte attoriale. Dunque, con umorismo e con semplici e innocenti espedienti, Isabella Rossellini interpreta sul palco cani, gatti, galline, pavoni e naturalmente Charles Darwin, e così lo presenta lo spettacolo. La continuità tra esseri umani e animali può essere ritrovata anche nel modo di esprimere le emozioni. Darwin Smile riconcilia dunque due mondi spesso agli antipodi, l'arte e la scienza. È un'occasione per imparare divertendosi e ridendo, tutto sull'arte della recitazione e su complesse teorie scientifiche. Questo spettacolo in lingua italiana lo si potrà vedere al Teatro della Percola dal 23 al 28 gennaio. Quindi una presenza importante quella di Isabella Rossellini, che ha incontrato pochi giorni fa alla stampa. E allora vi faccio ascoltare quello che ci ha raccontato a proposito di questo spettacolo, e poi dopo ci ascoltiamo la scena di uno dei film che la vede impegnata, uno straordinario film, quello di David Lynch, 1986, Velluto Blu, e Isabella Rossellini interpreta una cantante di un nightclub, e una cantante Dorothy Valens, che potrebbe essere collegata al caso dell'orecchio umano ritrovato, Blue Velvet. Darwin si domandava, per esempio, non so se voi avete i cani, ma delle volte i cani piegano le orecchie e tirano tutto il muso, si domandava se quello era un sorriso. Certo, ci sono alcune cose che sono più evidenti, per esempio tremare di paura o fare un bercio per paura o tremare, questo è comune. Loro hanno meno muscoli facciali, però Darwin si domandava se gli animali sorridessero e ridessero. Il riso è più espansivo, quindi lui era sicuro che le scimmie ridevano, perché avevano la stessa interruzione del respiro, come abbiamo noi quando ridiamo. Andava allo zoo e faceva fare il solletico alle scimmie, e quelle reagivano così. E quindi pensava che quello fosse una risata, che quindi fosse la risata avesse avuto un inizio con un ancestro che abbiamo in comune con le scimmie. Quindi lui ha identificato 5, 6, 7 espressioni che pensava avessero tutti. Però io vedo quando il mio cane tira dietro le orecchie, anche lui ha una specie di sorriso. Poi come si chiama? Spesso mi vengono le parole in inglese ancora. La helplessness, quando si è un po' persi, quando non si ha il potere. I cani si mettono con la pancia in su, gli uomini fanno così, mostrano le mani in questa maniera. Allora, questo voglio dire, io adesso lei mi fa tradurre una cosa che Darwin è molto complicata in una cosa molto secca così. Lui si dice, e la domanda principale è, perché alcune espressioni sono capite da tutto il mondo e certe altre no? E si domanda anche se gli animali, per esempio, io vivo in una fattoria, io proprio ieri, a un certo punto le galline hanno fatto una corsa e si sono tutte messe al riparo, perché hanno sentito dei corvi che davano un allarme perché era arrivato un falco. Quindi anche gli animali si parlano tra di loro, si domandava se ci fossero, quindi è un libro molto più ampio che non... Questo c'è negli uomini, il sorriso è negli uomini, gli animali lo fanno con le orecchie, questo lo fanno o muovono la coda. Non è così rigido.
si pone delle domande, come tutti i libri di Darwin, si pone delle domande meravigliose. Voglio dire, la domanda perché il sorriso è capito in tutto il mondo, tremare è capito in tutto il mondo e altre espressioni sono locali, solo la domanda è meravigliosa. Anche urlare di paura. Urlare di paura. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. Velluto blu, questa era una scena molto bella del film di David Lynch, dove sentiamo la voce della cantante di un nightclub, Isabella Rossellini, che, come vi ricordavo, potremo vedere al Teatro della Pergola per questo suo lavoro dedicato a Charles Darwin e alle emozioni umane. E adesso ci spostiamo da Firenze a Prato e per parlare di uno spettacolo dal titolo Rimbambimenti, un TED Talk senescente in salsa punk, uno spettacolo che potremo vedere dal 1 al 4 febbraio al Teatro Fabricone di Prato ed è scritto, interpretato, diretto da Andrea Cosentino, che è con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno a voi, eccoci qua. Allora, parlavamo prima di comicità, di emozioni umane e anche animale, il sorriso dell'uomo, il sorriso degli animali. Adesso parliamo di rimbambimenti e questo è uno spettacolo che fa parte di uno dei progetti speciali del Teatro Metastasio dal titolo A Singolar Tenzone, i monologhi del XXI secolo, quindi è un focus proprio
sulla forma del monologo, e Andrea Cosentino lo seguiamo da tanti anni e lo seguiamo molto spesso nei suoi surreali, comici e divertentissimi i monologhi, sempre anche molto molto graffianti in questo gusto per il paradosso. Allora, direi di partire non dal titolo ma dal sottotitolo, cioè un TED Talk senescente in salsa punk. Che cos'è? È composto come sottotitolo, come puoi immaginare. Intanto un TED Talk, perché io, come spesso, sempre più nei miei assoli, non evito di prendere come cornice di riferimento il teatro, in quanto teatro con la T maiuscola o la prosa che vogliamo, ma cerco in qualche modo di lavorare su format che sono in parte extra teatrali, insomma, dalla mia ormai storica e più o meno celeberrima Telemo Modo, che parodiavo la televisione, e fino a questo, diciamo, la forma di questo spettacolo è un TED Talk, ossia è un qualcuno che poi sono io che entra in scena per spiegare o divulgare delle cose. Il tema è la fisica quantistica, la concezione del tempo nella fisica quantistica, che è qualcosa, insomma, sulla quale credo che più o meno i radioascoltatori si saranno informati tramite Carlo Rovelli, insomma, il nostro divulgatore principe di queste cose, insomma. L'ordine del tempo. Il tempo non esiste, tutte queste cose qua, insomma, questa idea che secondo la fisica più avanzata il tempo sia una specie di illusione ottica per delle nostre limitate percezioni. Quindi era una cosa che ha affascinato me, come immagino moltissime persone che ne capiscono molto poco di fisica, per i suoi risvolti, diciamo, filosofici. E però, siccome appunto non mi contento di nei miei lavori in scena di fare il divulgatore di qualche cosa che sia una storia e men che meno che sia un argomento o una posizione filosofica, ho inventato questa cosa per cui un me stesso, alter ego anziano, che poi una marionetta in stile burraco che porto in scena, si presenta come un fisico, appunto, però è molto anziano e affetto da demenza senile o Alzheimer, come vogliamo chiamarla. Per cui, nella mia idea, diciamo, nel dispositivo drammaturgico, come ci piace nominare queste cose di questo spettacolo, c'è che c'è un fisico anziano che viene per parlare del fatto che il tempo non esiste, ma mentre cerca di spiegare con concetti anche scientificamente corretti questa cosa, perde il discorso e insomma, in qualche modo il nucleo poetico di questo lavoro, al di là del nucleo comico e surreale che è sempre presente nei miei spettacoli, è che la concezione del tempo, secondo la fisica quantistica, appunto, di questo tempo, che in realtà non è quella roba lineare che noi apparentemente esperiamo, è analoga alla concezione del tempo per un malato di Alzheimer, per il quale il passato, il presente e il futuro sono assolutamente appallottati, attorcigliati da loro in maniera inscindibile. Mi sembrava, insomma, un cortocircuito poetico che potesse far funzionare un lavoro di questo tipo. Dopodiché abbiamo la salsa punk. Abbiamo la salsa punk. Ma la salsa punk. Intanto mi divertiva accostare la senescenza e il punk, che sono parole che apparentemente hanno poco a che vedere, perché il punk è stata una delle tante rivolte giovanili, appunto, giovanili per essenza, direi. Ma lì c'è anche il fatto che, da un lato, io credo che, nonostante sia invecchiato, gli spettacoli abbiano sempre qualcosa di punk. Io, quando avevo 20 anni, facevo il punk, effettivamente, quindi è un omaggio a me stesso, giovane, al modo in cui sto invecchiando, in qualche modo, secondo me, rimanendo comunque fondamentalmente punk, ovvero sia, da un certo punto di vista, sciatto, un po' ruvido, un po' provocatorio, indifferente al di qua del rimbambimento, però. Sì, questo al di qua, ma anche nel rimbambimento, anche nel rimbambimento, credo. No, sì, è un piccolo omaggio a me stesso, alle mie passioni, se vogliamo. Ecco, quindi abbiamo in scena anche drammaturgia sonora e musica dal vivo di Lorenzo Lemme, che ti accompagna in questo monologo di rimbambimenti, di salti temporali, di paradossi, sempre anche di grande comicità, immagino. E allora ti vorrei chiedere qualcosa a proposito del comico, della risata, del ridere, visto che è un po' un filo
sottotraccia che sta attraversando questa puntata. Abbiamo cominciato con Gabriele Lavia che ci parlava di una commedia di Goldoni, poi abbiamo sentito Isabella Rossellini che ci ha parlato del sorriso degli animali e il sorriso degli esseri umani. Dunque tu lavori dentro questo meraviglioso territorio che è il comico, ma è anche molto ricco, pieno di luci e ombre. E qual è, come dire, il tuo punto di vista su questa questione? Il mio punto di vista, guarda, io intanto ho fatto 10.000 interventi sul comico. Il punto di vista, più vado avanti nella mia carriera, più si confonde. Comunque, per provare a sintetizzare, a me interessa il comico perché in qualche modo, secondo me, è, almeno a livello teatrale, proprio è il territorio nel quale è più evidente la vocazione assembleare del teatro, nel senso che il comico, la comicità è qualcosa che appunto non si ride da soli, mettiamola così, non, da soli non si ride, quindi avviene solo se condiviso, avviene solo se condiviso con altre persone, quindi in qualche modo è, questo mi rendo conto un po' brutale, ma insomma è secondo me è proprio lo specifico del teatro, ciò che rimane specificamente teatrale, si ride per qualcosa che accade lì dal vivo e si ride assieme a qualcuno che, soprattutto assieme a qualcuno che è lì vivo a fianco a te a crearsi cortocircuiti strani nella testa, insomma, cioè qualunque cosa apparentemente non è una struttura testuale, ecco, in qualche modo direi, osiamo, ogni volta che mi chiedono questa cosa cerco di fare dei passi avanti, che forse dei passi indietro, in quanto non esiste un testo comico, non esiste un'opera comica, esiste la comicità come evento assembleare che può o meno crearsi. D'altra parte, per noi, diciamo, penso che qualunque, chiamiamoci comici, insomma, qualunque persona, performer che usa il comico come suo territorio espressivo, diciamo, principale, sa quanto è insicura l'andamento di una singola serata. Si entra in scena senza la garanzia che quella serata funzionerà a livello comico. È come un miracolo che deve accadere, che devi conquistarti con l'apertura, con l'ascolto del pubblico, eccetera, eccetera. E questo, secondo me, è poi il bello del teatro. Ecco, non so se ho dato una risposta. Ma è una risposta molto, molto bella, perché effettivamente quando uno dice ah, ma quello ride sempre da solo, non è che uno gli faccia proprio un complimento, no? Una persona che ride da solo di solito, no? Ha qualche problema, qualche cosa sì, c'è qualche cosa, no? Come nel mondo, nel suo mondo, chiuso nel suo mondo, ride da solo. Quindi il fatto che tu dica giustamente, no? E ridere il teatro, la comicità a teatro, che cos'è se non prima di tutto un ridere assieme? Questo è già un atto tipicamente teatrale, mi sembra una indicazione veramente di grande suggestione, forse anche un po' un antidoto al rimbambimento, forse un modo di vivere il rimbambimento inevitabile, ma insomma in una maniera forse più leggera. Vabbè, speriamo. In realtà la cosa che mi diverte di questo lavoro, ora, nei miei spettacoli c'è sempre molta improvvisazione, proprio appunto perché, come avendo dichiarato, in qualche modo la relazione col pubblico cerco sempre di enfatizzarla, l'improvvisazione è quasi un dovere. In questo spettacolo c'è proprio a livello di dispositivo drammaturgico, ripeto questa parola perché ci piace, insomma, c'è questa cosa strana per cui se io entro in scena, da un lato dichiarando soffro di Alzheimer, ma vi farò una conferenza sul tempo nella fisica quantistica, questo dispositivo, questa cornice mi consente in qualche modo di divagare e di gredire in qualunque modo, rimanendo sempre fedele appunto al dispositivo stesso, cioè un rimbambito che entra dicendo che ora ti parlo del tempo e poi ti inizi a parlare di topi o di formaggio, è comunque coerente col discorso di partenza, mettiamola così. Cioè la digressione in questo spettacolo sul tempo è non solo è garantita, ma è inevitabile. Bene, siamo molto curiosi allora di vedere questo spettacolo in programma dal 1 al 4 febbraio al Teatro Fabricone di Prato, quindi gli orari sono 20:45 feriali, 19:30 sabato, poi domenica replica pomeridiana alle 16:30, drammaturgia sonora e musica dal vivo Lorenzo Lemme, spettacolo di e con Andrea Cosentino, che è stato con noi al telefono. Noi lo ringraziamo molto, gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo salutiamo ascoltandoci il breve trailer dello spettacolo. Grazie Andrea, a presto. Grazie a voi, credi dopo. Come peraltro dimostrato sperimentalmente dagli studi congiunti di Van Basten, Rummenigge, Maldini, Altobelli, se ne deduce che è bello fare il vecchietto.
Fai di quello che ti pare, dici non ho capito, è rimbambito, non ci fa caso. È bello fa il vecchietto, no? Quello che è fatto, fai un bilancio della tua vita, c'ho l'Alzheimer, che ti bilancio devo fare? Poche esigenze, qua abbiamo un libro con l'Alzheimer, basta e avanza, lo finisci, lo rileggi. E qua ci abbiamo qua, è che una palla, ci sta scritto, no, verba volant scritta mano, verba nel senso no di verbo all'infinito, no, verba nel senso in latino, la parola, no? Infatti anche qua è che ci abbiamo, è tromba, ma appunto non nel senso di imperativo categorico, che poi una certa età, una milionata di quanti di prostata sarebbe impegnativo. Qua ci abbiamo invece, è che qua, questo invece, lasciatemi riflettere. Questo so io, e so io, infatti mo ce lo scriviamo per sicurezza, che magari uno non sa mai, ecco qua, mo se leggete non siete voi, so io, cioè non vi piacerebbe, no, so io questa cosa qua, ecco qua, quindi, oi, bene. Ci sono domande? No, non ci provate proprio, perché rovinare con le vostre osservazioni velleitarie una conferenza così ben calibrata, per cui a questo punto, se permettete, e non vedo come potreste non permettere se non manifestando un protagonismo assolutamente fuori luogo in questo contesto di serietà accademica, io adesso chiamo Giovanni Franco. L'universo si troverà alla stessa temperatura, nessuna trasformazione sarà più possibile, sarà la cosiddetta morte dell'universo. Non avete capito niente, vi spiego. Se il tempo scorresse nell'altra direzione, voi mi vedreste aspirare del fumo dall'aria e soffiarlo dentro un filtro che man mano cresce fino a formare un cilindretto perfetto di carta e tabacco che viene sigillato con la fiamma di un accendino. Poi mi vedreste rinculare, salire di sedere sulla mia Dacia Docker, che è uno strumento che serve per raccogliere gas nocivi dall'atmosfera e condensarli in un liquido nero che poi, risucchiato dal serbatoio con apposite pompe sul ciglio delle strade, viene infine piantato con delle trivelle sotto un profondo strato di terra. E dopo qualche milione di anni, però, ci crescono i dinosauri. Siccome i topi non hanno la capacità fisiologica di ruttare e scorreggiare, se gonfia, è vero, se gonfia, se è poco... Cioè, vedi l'evoluzione, no? Vedi l'evoluzione. Homo sapiens, stazione eretta, pollice opponibile, rutta e scorreggia. E chi ti ammazza? Questo era lo spettacolo di Andrea Cosentino che potremo vedere al Teatro Fabricone di Prato. E da Prato adesso ci spostiamo a Pistoia per la seconda edizione del progetto Le parole di Urbinek, diretto e ideato da Massimo Bucciantini, storico della scienza, editorialista in vari quotidiani, in particolare sul domenicale del Sole 24 Ore. E ha curato questa seconda edizione delle parole di Urbinek scegliendo come parola la parola ghetto. E la parola che Urbinek ci ha consegnato quest'anno è ghetto, così scrive Bucciantini nella presentazione al progetto, che appunto non è precisamente un modo per celebrare la giornata della memoria, ma è un progetto che serve per riflettere non su una giornata sola, ma una settimana. È una settimana di appuntamenti teatrali, musicali, letterari, di approfondimento anche nelle scuole, tutte incentrate sul tema del ghetto. Una parola pesante, stratiforme, che ne contiene altre. Una parola
ruvida e aspra, come ruvida e aspra la parola verità che l'esistenza stessa di Urbino reclama e impone di continuare a cercare. Solo a pronunciare incute timore e atterrisce per il suo passato multiforme e tragico, e forse ancor più per il suo futuro a dir poco luminoso, visto quanto siamo bravi noi sapiens a ramificarla e incistarla nelle viscere del nostro presente. Per questi motivi non possiamo non ascoltarla e accoglierla con un unico scopo, quello di rifletterci sopra senza supponenze e presunzione, come si deve fare ogni volta che si prova a capire parole e cose difficili. E lo faremo come lo scorso anno, dando spazio ad altre parole, alle parole delle lezioni civili, del teatro, della musica, dei laboratori scolastici, a una pluralità di voci, convinti che nella molteplicità risieda l'antidoto ai dogmatismi, ai fondamentalismi. E dunque Urbinek, il bambino figlio di Auschwitz, sta dalla parte delle vittime innocenti, chiunque esse siano, e noi con lui. Questo per presentare la seconda edizione delle parole di Urbinek. Le parole erano queste di Massimo Bucciantini. Allora, noi abbiamo un ospite che è coinvolto in alcuni di questi appuntamenti, è Francesco Martinelli, storico della musica, con noi al telefono. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Dunque, Francesco Martinelli cura l'anteprima di questa edizione, 20 gennaio, Saloncino della Musica, Palazzo De Rossi della Fondazione Cassa del Risparmio di Pistoia, ore 20:45, Ghetto Music, da Venezia al Bronx, e attraverso Fez e Johannesburg. Dunque un percorso guidato da Francesco Martinelli. Che cosa ci aspettiamo per questa anteprima? È un progetto nuovo, un progetto originale che si costruisce sulla base di lavori che già abbiamo fatto in passato insieme a Gabriele Cohen, sassofonista, clarinettista, ricercatore e docente di musica jazz, che si è dedicato da tempo allo studio delle varie tradizioni ebraiche in musica, la tradizione ashkenazita, la tradizione sefardita e così via dicendo, e siamo arrivati con lui a pensare a un percorso musicale che ci porti nella musica che ha caratterizzato nei secoli la vita di queste comunità rinchiuse nei ghetti, la parola di origine italiana che viene poi riutilizzata negli anni 60 negli Stati Uniti per indicare le aree a alta concentrazione africano-americana, specialmente dentro i centri storici, ma che storicamente cambia il termine, ma il concetto del ghetto viene applicato in varie epoche, in varie civiltà, in varie culture, a diversi tipi di minoranze. Quindi ci sono i ghetti ebraici non soltanto in Europa, ma anche nelle città del Nord Africa, e ci sono i ghetti, le zone in cui vengono rinchiusi le persone di colore in Sudafrica nel periodo dell'apartheid. E naturalmente c'è il ghetto, quasi orgogliosamente rivendicato dagli anni 60 in poi da musicisti di soul, rhythm and blues e di jazz. Quindi attraverseremo tutte le istanze, le colorazioni, diciamo le atmosfere che questa parola ha suscitato, e in questo modo faremo un viaggio nella musica, dando terribilmente anche agli ascoltatori delle informazioni interessanti per comprenderla meglio. Ecco, in particolare può indicarci qualche tappa fondamentale di questo viaggio nella parola ghetto? Sì, naturalmente i primi saranno nella musica di Venezia, nella musica antica di Venezia, del primo barocco, ancora prima, e anche di altre città italiane come Ferrara, in cui esistevano compositori di origine ebraica che operavano sia nell'ambito della musica della sinagoga sia nell'ambito della musica per la comunità più in generale. Poi passeremo alla musica, passeremo attraverso la musica, quella che viene chiamata dell'Andalusia, ma non dell'Andalusia spagnola, dell'Andalusia dei Mori, che sono stati scacciati dalla Spagna insieme agli ebrei, si sono portati le loro tradizioni in Nord Africa e lì le hanno ricostruite in un contesto diverso. Poi del jazz invece quasi d'avanguardia dei musicisti del Sudafrica, per arrivare a musiche più vicine a noi come il rhythm and blues e il soul, che hanno fatto della parola ghetto quasi una bandiera della loro espressività.
Ecco, benissimo. Parola Ghetto, protagonista anche di un altro incontro, Lezioni Civili, 25 gennaio, Saloncino della Musica, Palazzo dei Rossi, ore 17, Daniel Schwarz, Ghetto, storia di una parola, un libro uscito da pochissimo per Epli. Interverranno Adriano Prosperi, e Massimo Bucciantini, e Simon Salman e Francesco Martinelli. Uno degli appuntamenti di questa edizione molto ricca delle parole di Urbinek, che vede anche iniziative teatrali, ne segnalo in particolare due, quella di Kindertraum Seminar Enzo Moscato e poi la presenza di Sonia Bergamasco, attrice e interprete delle parole di Etty Ellison. C'è anche un concerto però che in qualche modo, diciamo, ti vede coinvolto, qual è? Sì, io ho avuto il piacere di essere interpellato da Massimo Bucciantini, degli organizzatori del festival, per suggerire un concerto che potesse un po' coronare questa edizione. E ho pensato di fare un suggerimento, una proposta che è un po' così in controtempo, possiamo dire, cioè portare la musica estremamente mista di una città che ha avuto molte, e ha tuttora, presenze di molte religioni diverse, ma che non ha mai avuto un ghetto, che si è invece caratterizzata per la presenza nella stessa parte, nello stesso palazzo, a volte nello stesso appartamento, nella stessa famiglia, di persone appartenenti alla religione musulmana, alla religione ortodossa oppure alla religione ebraica. E questa città è Sarajevo, e Sarajevo è una città martoriata dall'assedio, in qualche modo questa tragedia che ha concluso lo scorso secolo e che purtroppo è stata soltanto il preludio alle tragedie che sarebbero venute successivamente, e che ha proprio avuto come bersaglio questa città caratterizzata dalla sua pluralità, dalla sua multiculturalità. La canzone di Sarajevo è un genere specifico della musica, della popular music, che si chiama Sevdalinka. Sevda è una parola che vuol dire amore, sostanzialmente, una parola che vuol dire affetto, e questa musica contiene in sé elementi che vengono dalla poesia slava, dalla musica dei Balcani, dalla musica ebraica, sia di tradizione sefardita che di tradizione ashkenazita, e quindi abbiamo invitato l'interprete più moderno e più attuale di questa musica, che si chiama Damir Imamović, un cantante che viene da una famiglia tradizionalmente dedita a questo genere musicale, su disco, alla radio jugoslava e così via dicendo, e Damir ha ristudiato e rinnovato questo repertorio componendo anche brani originali, e si presenta assieme a un musicista che suona uno strumento per noi inconsueto, quello che in turco si chiama kemençe, che è un piccolo violino simile alla lira calabrese, quindi uno strumento folk che esiste anche in Italia, alla lira cretese anche. E questa combinazione, insomma, di espressività diverse è molto fedele proprio allo spirito di Sarajevo e a uno spirito di tolleranza che noi vogliamo che prevalga invece contro quello dell'intolleranza e della divisione. Benissimo, l'appuntamento è il 28 gennaio al Teatro Il Funaro, ore 17 per questo concerto. Allora, prima di salutarci, Francesco Martinelli, suggeriscici un brano musicale da ascoltare insieme adesso. Io vorrei ringraziare, mi permetterete di prendere l'occasione per ringraziare Radio Toscana Classica, di cui sono un fedele ascoltatore e che accompagna, diciamo, spesso le mie giornate di lavoro. Ci fa piacere questo. E quindi suggerisco di prendere come esempio proprio della tolleranza e del dialogo interculturale un brano dall'ultimo album pubblicato da Gabriele Cohen, che si chiama Sephardic Beat, in cui vede Gabriele collaborare con un solista di oud di origine marocchina, un bravissimo musicista che si chiama Ziad Trabelsi e che fa parte di questo gruppo ispirato naturalmente alla musica sefardita, quindi alla musica della tradizione ebraica spagnola, ma anche balcanica, ma anche nordafricana, e naturalmente sia in Turchia che in Israele ci sono musicisti e esponenti di questa corrente culturale. Quindi suggerisco di ascoltare insieme dall'ultimo disco di Gabriele Cohen, proprio Sephardic Beat, il brano che dà il titolo all'album. Benissimo, grazie mille, a presto e in bocca al lupo. Grazie a voi, arrivederci.
Thank you.
Abbiamo trasmesso Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.